Uganda, Medici con l'Africa Kuam, ha di certo le sue radici più profonde. Nel 1960, quando sono inviati i primi medici nella regione del West Nile, l'Uganda è ancora un protettorato inglese. L'avventura della giovane e esordiente organizzazione, nata a Padova nel 1950, decolla sulle ali del crescente slancio missionario, cui si collega anche la creazione di opere sanitarie. Angal e Maracha nel West Nile, Kitgum nella regione Acholi, Abern nell'Ango, Matani in Karamoja costituiscono una rete di strutture sanitarie missionarie parallela all'organizzazione sanitaria governativa e tuttavia un pilastro fondamentale della sanità in Uganda, soprattutto perché raggiunge proprio le aree rurali e periferiche del paese, ponendosi al servizio delle popolazioni più povere. Gli anni intorno al 60 sono stati gli anni in cui i missionari si sono resi conto della necessità del servizio sanitario e della necessità di un servizio sanitario ospedaliero. Il padre Codognola, quello che ci ha reclutato, a lui è venuto in mente che caspita, sì, il dispensario va bene, però bisogna fare un ospedale, perché c'è bisogno di fare i cesarei, c'è bisogno della sala operatoria, c'è una maternità, ma come si fa a non avere la chirurgia? Ci ha pensato da solo, con qualche suggerimento dall'alto. Lo spirito dei tempi si apre al confronto e al dialogo, animando un vivace dibattito anche all'interno del Kuam, che culmina non a caso nell'anno 1968. Per la prima volta un gruppo di medici Kuam di Kenya e Uganda sente la necessità di ritrovarsi per condividere le proprie esperienze e per affrontare problemi e diversità di approcci sul modo di intendere e svolgere il ruolo dei medici nei paesi poveri e specificamente all'interno degli ospedali missionari. Il primo viaggio è stato molto commovente per me, appunto perché era il primo, la prima volta quindi che riuscivo ad andare in Africa. Ho avuto anche qualche difficoltà di ottenere il permesso da parte del vescovo, perché insomma dice guarda, vai in Africa a fare che cosa, e ritenevo invece molto importante andare a trovare le persone che lavoravano allora in Africa, in Kenya e Uganda, partecipare al primo convegno dei medici qua in Africa e presentare l'enciclica Populorum Progressio, è uscita da poco, del Papa Paolo VI, importantissima enciclica, ancora molto attuale. Medici con l'Africa Kuam, fedele al mandato di operare tra i più poveri, è presente in Karamoja dai primi anni 70. Fulcro dell'intervento in questa regione è l'ospedale di Matani, uno dei 9 ospedali ugandesi che dal 1979 hanno costituito la rete del primo programma paese coordinato e unitario degli interventi Kuam. Un programma integrato tra strutture missionarie e governative, dislocate nelle regioni settentrionali dell'Uganda, che ha assicurato l'assistenza sanitaria anche nel periodo durissimo della fine della dittatura di Amin nel 1979 e negli anni seguenti fino al 1986, anno in cui sale al potere Museveni. La presenza del Kuam in questa fase drammatica ha rappresentato un piccolo, concreto fattore di stabilità e di tutela per la popolazione civile nelle aree del nord. Dottor Corti fece a noi e dei nostri amici la proposta di andare a lavorare a Matani. Dice, sto costruendo un ospedale a Matani, è in una zona talmente deserta, abbandonata da tutti, che è impossibile che dei laici possano rimanere là definitivamente. Siete in 3 coppie, magari fate un periodo là a Matani e poi ritornate a Gulu a riprendere ossigeno. E così è stata la partenza. The presence of Kuam here shows us that the private sector is so willing to partner with us to improve health service delivery. Our dream, of course, is to have mothers and children alive, mothers and children healthy, and all accessing quality health service care which is affordable by all. Being a woman, being a mother, and working among the women and children was the most satisfying job I've ever done, even more satisfying than my job as a minister now.
We are here to announce that we signed recently an agreement with the Kiriandongo district for the transport of a mother with obstetric emergencies and sick neonates to Aber Hospital. I was moving outside the field. Eventually, my delivery period has come. Mm-hmm. From that point, I tried to check for any call because I used to hear a doctor with Africa. And in fact, they were helping women so much about their reproductive system. This is the right place for me to be brought. Mm-hmm. Because when you look around, the sanitation area is very okay. I thank that one so much. She took me as the real mother. In fact, Sister Chriska, there's nothing. That's why I said my baby should be named Chriska. I've not known her name up to now. In such a hospital, the nurses are very concerned. Because here, they have helped one mother. When they send you to abdicate a woman, you would abdicate the whole nation. Okay, so the baby is okay. What is it? Very important. See? It's hungry now, eh? Now these are bad statistics. This is what pushes us to rise up again. This is why it is important for us to really have this at the back of our minds and understand what it is that must let us all of us go out there and do what we must do.